Fa male sentire utilizzare come argomenti lo stupro per fomentare il razzismo e soprattutto il dilagare di una nu nuova forma di pensiero neocolonialista che vuole trasmetterci l'immagine del migrante come di un rinnovato selvaggio, un povero ignorante che deve solo ringraziarci per l'opportunità che la civile Italia gli offre. E così uno stupro compiuto da un richiedente asilo risulta alla Serracchiani più socialmente odioso della violenza quotidiana perpetrata tra le mura domestiche nostrane. La Serracchiani, che prima di essere donna è evidentemente una rappresentante del potere in Italia, manipola il senso comune, diffusamente ostile ai migranti, per rafforzare lo sfruttamento ai loro danni. Le categorie del noi e del loro sono infatti, a nostro avviso, accettabili solo ed esclusivamente se il loro è riferito ai padroni, ai detentori del potere economico e politico, ai capitalisti, ed il noi agli sfruttati, ai lavoratori, a quelli che una volta avremmo definito proletari. Se vogliamo analizzare con queste categorie la realtà in cui viviamo, non possiamo non vedere che i migranti, volenti o nolenti, fanno parte del noi, che sulla loro pelle si costruisce l'ariete dello sfruttamento che poi colpisce per forza di cose tutti i lavoratori e le lavoratrici, anche autoctoni. I migranti sono legati alla necessità di accettare forme di sfruttamento elevatissimo sui posti di lavoro, in cambio di un contratto che gli permetta di rinnovare il permesso di soggiorno grazie alla legge Bossi-Fini. E quando sono colpiti dalla guerra, quasi sempre umanitaria o per la democrazia, il cui unico reale scopo è quello di misurare il posizionamento strategico, di poter sfruttare le risorse naturali o avere nuovi mercati di sbocco per le merci occidentali, sono costretti a fuggire e vengono accolti e trasformati in una nuova servitù, invitata a lavorare gratuitamente per meritarsi un minimo di dignità. E spesso diventano merce nelle mani di un sistema dell'accoglienza dove le realtà, associazioni o cooperative, mosse da sinceri principi di giustizia sociale, si scontrano con le sempre più forti società, mosse esclusivamente dal business e dai facili guadagni. Con questo principio, perciò, non possiamo esimerci dal sostenere sempre e comunque le battaglie dei migranti, come abbiamo fatto come PRC questo fine settimana, ospitando la carovana dei migranti che ha transitato per Brescia. Come donna, non accetto che la Serracchiani utilizzi lo stupro come arma di guerra e chiedo a tutte le donne comuniste e femministe di indignarsi di fronte a questo crimine.